Benvenuti a TeleCRU notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Via libera dall'aula di Palazzo Cesaroni alla legge regionale sulla ricostruzione post terremoto 2016. Voto favorevole della maggioranza, a cui si è aggiunto il voto del consigliere Claudio Ricci, gruppo misto, astenute invece le opposizioni. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza, 13 sì del Partito Democratico, dei Socialisti, del gruppo misto Ricci Presidente e del gruppo misto Movimento Democratici e Progressisti e 7 astensioni di Forza Italia, Fratelli d'Italia, del gruppo misto Umbria Next, Lega e 5 Stelle, le norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 predisposte dalla Giunta regionale. L'obiettivo della legge, come rimarcato dalla Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, è di favorire e velocizzare il processo di ricostruzione, supportando i comuni più gravemente colpiti anche in tutti gli aspetti legati alla pianificazione urbanistica e temi paesaggistici, puntando su norme efficaci ma anche più snelle nei tempi e nelle procedure. Una nuova normativa che dovrà favorire il processo di ricostruzione sia per le attività produttive che per i centri abitati più gravemente colpiti e quelli frazionali. Parte importante della legge è quella che affronta anche temi legati allo sviluppo socio-economico. Per questo è stato previsto un apposito master plan in cui oltre alla Valnerina è stato incluso anche il comune di Spoleto. Tra gli interventi più importanti, un forte supporto alle politiche del lavoro e alle imprese, la parte del territorio spoletino maggiormente colpita dal sisma verrà ricompresa nella disciplina urbanistica prevista per i comuni più colpiti della Valnerina. Punti centrali della legge sono la riduzione della vulnerabilità sismica e il rafforzamento della percezione di sicurezza delle popolazioni. Viene poi affrontato il tema delle delocalizzazioni, laddove le condizioni delle aree di sedime attuali, di edifici e insediamenti, non siano in grado di garantire sicurezza o per incrementare la stessa sicurezza degli insediamenti e degli spazi pubblici. Per tutti i comuni del cratere è previsto un migliore raccordo con la pianificazione di protezione civile. Particolare attenzione viene posta alla ripianificazione con il fine di riqualificare e mettere a sistema le aree trasformate a seguito del sisma e delle attività svolte nella fase di emergenza. Viene previsto inoltre l'osservatorio sulla ricostruzione, con funzioni di monitoraggio sulle attività di ricostruzione al fine di verificarne lo stato d'avanzamento. L'osservatorio si avvarrà della collaborazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria. Verrà istituita anche un'apposita consulta regionale, composta da rappresentanti delle associazioni interessate alle attività di ricostruzione, organismo del quale potrà avvalersi lo stesso osservatorio. Intanto è la prima legge speciale, tra virgolette, che in Italia e nelle regioni del sisma viene approvata con due obiettivi: rendere più agevole e più la ricostruzione da un lato, quindi attraverso la sburocratizzazione di una serie di procedure, attraverso la previsione della possibilità di delocalizzare, diciamo, alcune strutture che non si possono più ricostruire laddove le avevamo viste precedentemente, la possibilità che c'è nel testo del rispetto alla vulnerabilità delle zone sismiche, insomma una serie, la possibilità di costruire edifici, ad esempio edifici più bassi rispetto a quelli che c'erano prima, proprio per garantire una maggiore stabilità e una maggiore sicurezza, quindi aumentando il sedime. Sono queste le novità principali, ma ce ne sono molte altre. Credo che lo strumento più importante però che questa legge preveda sia il master plan, cioè per la prima volta una ricostruzione ordinata fatta attraverso un programma che non è un nuovo strumento urbanistico, ma è un programma di attività che si faranno sul territorio nel corso degli anni in maniera pianificata e programmata, e soprattutto che prevedano le risorse perché queste attività possano essere realizzate. Questa legge, questo provvedimento in merito alla ricostruzione, del tutto ipotetica, come sappiamo, non solo non risolve il problema a 2 anni dal sisma, ma moltiplica le difficoltà. Questo è il grande tema nel merito. E le moltiplica in quanto autorevoli osservatori, associazioni, ordini professionali, categorie, se ne lamentano platealmente. La giunta regionale e l'assemblea non sono dunque riusciti a correggere queste storture. Dall'altra parte c'è però una questione metodologica a monte che andava affrontata, cioè il fatto che manca, a mio parere,
un coordinamento serrato, forte, con il governo e con le altre regioni, perché poi parliamo di un approccio organico che necessariamente doveva esserci, no? Non è possibile che ogni regione su questo tema legiferi a sé. Quindi direi che l'altra grande questione è quella di una mancata visione di sistema paese sul tema del terremoto. A mio parere occorre un testo unico per le emergenze, un testo unico per le catastrofi, e su questi testi le regioni dovrebbero contribuire dando insomma il proprio apporto anche esperienziale. Ma noi, come tutte le forze di centrodestra, ci siamo astenuti su questa legge che riguarda la ricostruzione. Una piccola parentesi necessaria: abbiamo dato un giudizio negativo su come è già stata gestita ad oggi la ricostruzione, perché la ricostruzione non è partita, sono partiti solo la ricostruzione di piccoli e pochi, purtroppo, edifici con danni lievi. Ci sono stati ritardi ovunque, anche nella rimozione delle macerie, quindi un pessimo risultato per quanto riguarda la gestione post-terremoto. Questa legge non abbiamo votato contro perché timidamente ci sono stati dei passi in avanti, soprattutto per quanto riguarda la sburocratizzazione di alcune norme che era necessaria per facilitare appunto una ricostruzione più snella, però eravamo insoddisfatti perché si poteva fare molto di più. Ci voleva più coraggio, la Giunta quindi ha avuto, come al solito, giocato di rimessa e una forte caratterizzazione politica di timidezza, e per questo noi ci siamo astenuti, dando poi però un giudizio fortemente negativo su tutto ciò che riguarda la ricostruzione, che praticamente ancora a distanza di 2 anni nemmeno è partita. È un atto importante che servirà per la fase ricostruttiva, si tratta di fondamentalmente 3 parti, uno di norme urbanistiche e di valorizzazione delle potenzialità di sviluppo della Valnerina attraverso il master plan, e poi l'altra parte è la messa a punto degli strumenti per poter attuare tutte le procedure per mettere a gara i tanti lavori che occorre fare da un punto di vista delle strutture pubbliche, e l'altra infine è l'adeguamento delle normative regionali per utilizzare al meglio tutti gli strumenti per la ricostruzione. Quindi è uno strumento importante, occorre pensare lo sviluppo della Valnerina, questa è una occasione dalla quale ripartire per mettere a leva tutti i grandi valori che vi sono in Valnerina. Audizione in prima commissione con l'amministratore dell'Agenzia Forestale Regionale Giuliano Nalli sul disegno di legge della Giunta regionale relativo alla gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali. Dopo l'illustrazione da parte dell'assessore Antonio Bartolini, la prima commissione dell'Assemblea legislativa ha ascoltato l'amministratore dell'Agenzia Forestale Regionale, Giuliano Nalli, in merito al disegno di legge della Giunta sulla gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali. Per l'amministratore di AFOR, il disegno di legge rappresenta un passo avanti nella gestione del patrimonio, anche di quello agroforestale, e risulta positiva la possibilità di ristrutturare gli immobili in cambio della gestione pluriennale dei beni assegnati. Infatti, molte strutture agricole e abitative collocate in zone di montagna o marginali, di proprietà regionale ed affidate alla gestione dell'agenzia, hanno bisogno di interventi di ripristino e adeguamento, di bonifica e messa in sicurezza. Gran parte del patrimonio immobiliare di cui AFOR è responsabile non è utilizzabile proprio per questo motivo, mentre molti terreni teoricamente seminativi in realtà sono boschivi o comunque attualmente non in produzione. Sono state messe a reddito con bandi pubblici grandi estensioni di terreni agricoli, ma i ritardi dei pagamenti da parte di AGEA si ripercuotono sulla capacità delle aziende di pagare i canoni di locazione. Esiste poi la questione del disallineamento tra la durata dei contratti di affitto e le scadenze dei bandi del piano di sviluppo rurale, che mettono a rischio gli imprenditori agricoli che hanno in gestione terreni pubblici. La legge regionale, ha spiegato infine Nalli, assegna ad AFOR la gestione del solo patrimonio agroforestale regionale. Si tratta di circa 30.000 ettari di patrimonio e 250 fabbricati. 450.000 euro sono le entrate annue derivanti dalla messa a reddito di questo patrimonio.
In prima commissione anche l'audizione dei soggetti interessati al disegno di legge della Giunta regionale per il sostegno all'editoria locale. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, si è riunita a Palazzo Cesaroni per ascoltare in audizione i soggetti interessati al disegno di legge della Giunta, denominato Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale. All'audizione, tra gli altri, hanno preso parte Roberto Conticelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Marco Baruffi, presidente dell'Associazione Stampa Umbria, Arcangelo Iannace, responsabile delle relazioni esterne della FIEG, Sara Cipriani, vice segretario generale dell'Unione Stampa Periodica, Emanuele Mappelli, dell'Associazione di Radio e TV Locali. Dagli interventi in audizione è emersa una sostanziale condivisione del disegno di legge, che punta sulla buona editoria, sull'innovazione e sulla tutela dell'occupazione, con qualche osservazione per modificare alcuni aspetti del testo, come ad esempio i soggetti destinatari degli interventi previsti, l'ambito di applicazione e le clausole di esclusione. L'apprezzamento emerso è dovuto al fatto, è stato detto, che per la prima volta con questo atto si interviene in un settore, quello dell'informazione locale, che rappresenta un caposaldo della pluralità dell'informazione e della democrazia, ma che è in forte difficoltà perché più di altri ha risentito della crisi economica. Basti pensare che in 10 anni, dal 2007 al 2017, la stampa quotidiana ha perso ricavi per il 53% e che il 20% dei giornalisti umbri con contratti di lavoro dipendente sono in disoccupazione o in cassa integrazione, con una forte perdita di posti di lavoro, senza dimenticare che in molte redazioni vige un contratto di solidarietà e l'Umbria negli ultimi 2 anni ha perso 2 quotidiani locali e una televisione locale. Comunque, il disegno di legge è stato definito un buon inizio di un confronto tra la regione e il mondo dell'informazione locale. In terza commissione sono state illustrate 2 proposte di legge in ambito sanitario di iniziativa della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Carbonari. Le 2 proposte di legge d'iniziativa della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Carbonari, presentate alla Commissione Sanità e Servizi Sociali, presieduta da Attilio Solinas, riguardano il monitoraggio sull'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche sanitarie e il contenimento delle liste d'attesa. Con la proposta di legge monitoraggio permanente sull'efficienza di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche sanitarie, si vuole disporre un controllo permanente i cui risultati dovranno essere resi pubblici con cadenza bimestrale, concernente il numero di prestazioni diagnostiche che vengono svolte con le apparecchiature presenti sulle strutture sanitarie umbre. La proposta di legge misure di contenimento delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie prevede l'interruzione delle prestazioni effettuate in regime di intramenia al superamento dei tempi di attesa previsti dal piano straordinario per le liste d'attesa, fin tanto che i detti tempi di attesa non rientrino nei limiti stabiliti dal medesimo piano straordinario. L'interruzione del regime di intramenia, ha spiegato Carbonari, avrebbe la finalità di impiegare tutto il personale sanitario disponibile per le prestazioni erogate tramite il servizio sanitario pubblico, per tutto il tempo necessario all'assorbimento del rilevato superamento dei tempi di attesa previsti. I consiglieri regionali del gruppo Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, annunciano la presentazione di una interrogazione in cui chiedono che la Giunta precisi per iscritto come intenda agire al fine di superare gli ostacoli frapposti da ACEA nel precludere ad ARPA, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, i dovuti rilievi volti alla realizzazione di prospezioni elettromagnetiche per presunto inquinamento da conferimento di rifiuti pericolosi, allo scopo di verificare delle concrete responsabilità tra la gestione della discarica Le Crete e la contaminazione del fiume Paglia. Il consigliere regionale Claudio Ricci annuncia la presentazione di un'interrogazione sull'aeroporto regionale San Francesco di Assisi. Ricci chiede alla Giunta di Palazzo Donini di sapere se sono stati recuperati tutti i 500.000 euro anticipati dalla società di gestione SASE alla compagnia Blue Jet Fly Volare per servizi mai svolti.
Il consigliere del Partito Democratico Giacomo Leonelli annuncia una mozione sull'aeroporto di Perugia. Già quando furono cancellate le rotte estive nelle passate estati, dice Leonelli, sollevai il tema di una riflessione in giunta sul futuro dell'aeroporto e sul suo management. Ad oggi nulla è accaduto se non le risposte stizzite dell'attuale CDA, mentre le criticità non sembrano superate. Presentato a Palazzo Cesaroni il libro scritto da Giuseppe Fioroni con la giornalista Maria Antonietta Calabrò, Moro, il caso non è chiuso, la verità non detta, un volume che raccoglie il lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta Moro 2, presieduta dallo stesso Fioroni. Il servizio. Il lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro, presieduta da Giuseppe Fioroni, che ha scritto con la giornalista Maria Antonietta Calabrò il libro Moro, il caso non è chiuso, la verità non detta, ha consentito, lo ha detto lo stesso Fioroni, di evidenziare le differenze tra la verità accettabile nel 1978 e quella sostanziale. Non c'erano solo le Brigate Rosse in via Fani, sono state accertate le presenze nei luoghi dell'agguato di terroristi stranieri legati ai servizi segreti della DDR, l'allora Germania Est, separata dal muro di Berlino. È stato rilevato che alcuni luoghi chiave del rapimento e della prigionia di Aldo Moro erano abitualmente notoriamente frequentati da generali italiani, esponenti dei servizi segreti italiani e stranieri, trafficanti di armi ed esponenti dei gruppi armati palestinesi e del terrorismo tedesco. Molte persone che allora potevano sapere e vedere quello che stava avvenendo non lo hanno fatto, contribuendo di fatto al tragico esito del rapimento. L'iniziativa è stata aperta dalla presidente Donatella Porzi, che ha tenuto a sottolineare l'importanza di trasmettere ai ragazzi delle scuole informazioni e memoria di eventi che hanno determinato la storia della democrazia italiana. L'iniziativa di oggi si inserisce nella filone della nostra, diciamo, attività per la costruzione di una cittadinanza attiva rivolta ai nostri studenti e ci sembrava importante e necessario portare alla loro attenzione la conoscenza di un caso e l'approfondimento di un caso come quello dell'uccisione di Aldo Moro, del suo rapimento e della sua uccisione, che ormai con i lavori della commissione straordinaria d'inchiesta Moro 2 ha avuto, diciamo, una sua conclusione. Intendiamo promuovere questo tipo di azioni, di interazioni tra mondo delle istituzioni e della scuola nel tentativo di far nascere la curiosità e la voglia di essere curiosi e soprattutto di non fermarsi a quelle verità apparenti che ci vengono in qualche maniera propinate, perché probabilmente vanno bene per un determinato periodo storico, ma hanno bisogno di essere in qualche maniera approfondite per comprendere quello che è stato e dove vogliamo andare. All'incontro di Palazzo Cesaroni hanno partecipato gli alunni delle scuole superiori Volta e Cavour Marconi Pascal di Perugia. Il professor Pasquale Guerra si è soffermato sul contesto storico e politico del 78, sui fatti che precedettero e seguirono il rapimento, con le tensioni sociali, le azioni terroristiche e i molti attentati di cui ancora oggi è stato sottolineato non è chiara la natura, la matrice e neppure le reali finalità. La Commissione Moro 2, presieduta da Giuseppe Fioroni, ha portato alla luce incontrovertibili elementi inediti sulla vicenda del rapimento e della successiva uccisione dell'onorevole Aldo Moro, proprio mentre stava per nascere in Italia un governo di coalizione tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, allora guidato da Enrico Berlinguer, che avrebbe potuto cambiare la storia e il presente attuale del Paese. Il rapimento e la morte di Moro hanno cambiato la vita dell'Italia e degli italiani, non nel 1978, ma oggi, impedendo una rigenerazione del sistema democratico complessivo che ci ha portato in questa lunghissima transizione e nelle difficoltà in cui ci troviamo oggi. La seconda cosa è che il memoriale Morucci Paranda, su cui sono state fatte la maggior parte delle sentenze, la totalità, potremmo dire, contiene alcune verità, molte omissioni e molte cose verosimili. Fu frutto di una lunghissima trattativa politico-giudiziaria che ha portato sicuramente a interrompere il fiume di sangue, quindi comprensibile, del terrorismo allora, ma ha fatto cadere su pochi le colpe di molti brigatisti regolari e irregolari e ha tagliato completamente fuori le indagini sul partito armato. Tutti potevano vedere e non hanno voluto vedere, tutti potevano sapere e non hanno voluto né sapere né riferire. Ecco, questo è quel delitto di abbandono, lo hanno rapito e lo hanno ucciso le BR, non come lo racconta Morucci, ma lo hanno potuto fare perché molti che potevano impedirlo non l'hanno voluto impedire.
Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.